Allora, buongiorno, ci vogliamo fare un cappuccino stamattina e andiamo ad utilizzare questa macchinino. Dunque, innanzitutto vi faccio vedere come è fatto dietro, perché ha alcuni pezzi che potrebbero servirvi. Allora, questo è un riduttore per fare il caffè da due tazze anziché quattro. Io, devo essere sincera, non lo uso mai. Casomai metto meno acqua, meno caffè e viene uguale. Comunque, ve lo faccio vedere dov'è. L'importante è che poi me lo rimettiate qui, grazie. Allora, l'altra cosa invece sono questi due piccoli attrezzi che servono per montare il latte. Allora, questo con la molla serve per montare bene il latte per il cappuccino. Invece questo serve per montare il latte per piccole quantità. Allora, noi andremo ad utilizzare questo. Lo teniamo qua, questo qua anche è magnetico, come anche quello sotto. Dunque, e andiamo a fare anche il caffè. Allora, siccome questa base è elettrica, adesso la colleghiamo. E questa macchinetta del caffè funziona sostanzialmente come una macchinetta tradizionale, con la differenza che questo pezzo non si può mettere sotto l'acqua perché anche questo è elettrico. Quindi questo lo colleghiamo e versiamo dentro l'acqua come faremmo con una macchina del caffè tradizionale. E anziché farlo sotto l'acqua corrente del lavandino, lo facciamo utilizzando una brocca. Il livello dell'acqua è quello segnato qua dalla valvola, un po' come succede nelle macchine tradizionali. Quindi mettiamo dentro il caffè più o meno fino alla valvola. Ok. Poi mettiamo dentro il suo filtro e mettiamo il caffè. Allora, il modo migliore per riempirlo di caffè è riempirlo senza sporcare i bordi, perché altrimenti poi fate fatica a chiudere la macchina, più o meno fino all'orlo. Ok, direi che così va bene. Si mette sopra il pezzo e si chiude, e questo è pronto. Allora, per quanto riguarda il caffè, cioè il latte, volevo dire, si mette questo pezzo qua sotto ed è magnetico, quindi si collega in questo modo, molto semplicemente. Si mette lì sopra e si riempie di latte. Ci sono alcuni segni qua dentro che indicano la quantità di latte massima, diciamo che sarebbe questa. Allora, mettiamo il latte dentro fino a lì. Ok, e poi si chiude e si fa partire la macchina. Questo per fare il caffè e questo invece per fare il latte. Scalda e allo stesso tempo fa girare e monta il latte. Ve lo faccio vedere. Ok, vi consiglio di tenere il tappo perché in questo modo diciamo non esce il caffè e il latte. E per il caffè stessa cosa, funziona come la macchina tradizionale, scalda, poi sale, questo affare qua non fa sì che non spruzzi da tutte le parti. Aspettiamo qualche minuto. Intanto che portano via il vetro.
Allora, quando inizia a lampeggiare vuol dire che praticamente ha finito. E qui vedete c'è una schiuma bella densa che si forma. Effettivamente funziona veramente molto bene questo aggeggio. Adesso aspettiamo il caffè. Sta arrivando il caffè come accade normalmente. Ok, lampeggia, quindi è pronto. Quindi possiamo versare il nostro caffè. E aggiungere il nostro latte. Come vedete, c'è una bella schiuma.